No, ascoltami, esatto. Mi sono stampato un po' di frasi del libro di Eric Fromm, l'arte di amare. Mm-hmm. Però poi, mentre entravo col foglio, ce l'ho qui, potrei leggere, se è tutto in discesa, tutto facile, una voce dentro di me mi ha detto: Fabio, ma la smetti di continuare a usare le parole degli altri. Di tu, cosa c'hai in quel pozzo lì? Di tuo, mm-hmm. Canalizza, credici, devo canalizzare. Stai canalizzando, vai Mauri. Poi questa è annunciata, ragazzi, questa è grossa, eh. Ah, se dico una cagata. Adesso l'aspettativa è alle stelle. Fammi andare là dentro nel pozzo un secondo. Via la base. Mi metti la base quella. Canalizza. Certo. Quella. C'hai anche il bastone, quello del. No, adesso, a parte gli scherzi, bisogna dire una cosa importante, perché qui, anche ieri che ho fatto quella piccola citazione dicendo che guardando il telegiornale mi viene nervoso, no? Poi mi è capitato di dover... Ma perché tu hai cambiato la base? Vai, importante. Ti dico solo che mi è andata via la cuffia a sinistra. Le mie vanno... Questi sono segni. Sono segni che sto canalizzando a destra, giusto, canalizzare si canalizza a destra. E praticamente ieri, guardando il telegiornale, vedendo quell'immagine, io ho detto un giorno avrei sbroccato, no? E invece poi non ho sbroccato, però mi sono arrivati anche dei messaggi di persone che razionalmente dicono: ma no, ma se tu pensi quello che lui ha detto. E io lì ho capito che mancano delle basi fondamentali, no? Cioè dobbiamo chiarire su una cosa, che l'amore non è giustizia, perché sennò uno confonde le cose. Cioè l'amore non è giustizia, l'amore è, come dire, è ingiusto da un certo punto di vista, perché occhio per occhio è la giustizia, cioè tu mi cavi un occhio, io ti cavo un occhio, ok? Poi siccome è arrivato lui, mettimi quella base là del canalizzatore. È questa. Quella all'inizio rimetto. Ah, la rimetto. Poi arriva lui, cioè arriva lui e dice una cosa, cioè dice: ama il tuo nemico, ama. Cioè uno non è che l'amore non è equo, non è che io ti do una cosa e tu mi dai una cosa, cioè il dare e il ricevere non sono due cose diverse. Se io ti ho amato tanto, ho dato tanto per te e tu niente, ma che, quello non è l'amore, capito? Io ho dato tanto perché io sono fatto così, non posso dar di meno, però tu non è che mi devi dare uguale, perché il piacere non è una cosa che arriva dopo. Il dare e l'avere sono lo stesso gesto, non c'è separazione di tempo fra le due cose. Se tu nel dare non provi piacere, quello lì è una trattativa, cioè io ti do 5 e tu mi dai 5. Quindi l'amore è ingiusto e arriva la misericordia. Cioè uno non può stare lì, faccio questo esempio, su quella spiaggia che in questo momento ci sono queste immagini delle barche tutte rotte, cioè davanti a un bambino così, io non posso sentire nell'orecchio: sì, però adesso il governo, se tu ci pensi, cioè io dico: ma la misericordia, ma il cuore, ma l'empatia, ma l'amore, ma cosa stai dicendo? Non si può razionalizzare un sentimento, l'amore è ingiusto, è irrazionale, non c'entra niente. Poi non puoi amare una persona e odiare il mondo, quello lì non è amore, quello è bisogno. Se due solitudini si incontrano, si raccontano che si amano, capito? Invece magari uno è stufo dalla sua solitudine. Quando ami una persona, quella ha la capacità di amare, esce dai contesti delle relazioni. O sai amare o non sai amare, non c'è amo tanto, amo poco, perché non c'è è morto tanto, è morto poco. Quindi non mi razionalizzare un pensiero. Non è credo in Dio, non vuol dire niente credo in Dio. O lo senti, perché è un sentimento, o niente. Se non lo senti, puoi dire anche che credi a Babbo Natale. Quindi, come dice Eric Fromm, anzi no, vi faccio dire questa frase bellissima, senti. Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'aria degli arrivi dell'aeroporto di Heathrow. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di nota, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stava per morire ha telefonato per parlare di odio o vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che se lo cerchi scoprirai che l'amore davvero è dappertutto.